Ia-mi-a, oara ne-am jopană, nu-i de nimojurorii de mană, e să vi mă gania. Ia-mi-a, e faci mă pres, s-o ta si da din roșmă că tu stres, nu-i și me vorbă că s-a n-a Simanado gutoi da stil, simanote simamadin, simarose simaspi, ma simaramaro stessa giardina. Meri dionale, simmoder viene mano. A Fragona Caffè Cabaret ci troviamo con Pina Castillo, coordinatrice del Popolo della Libertà, oltre onorevole, giustamente candidata alla regione. Candidata come tutti i colleghi parlamentari, nel senso che scendiamo tutti quanti in campo per fare questa campagna elettorale a sostegno di Stefano Caldoro, che siamo convinti sarà eletto presidente della regione Campania. È una battaglia storica, una campagna elettorale importantissima, perché finalmente dopo 17 anni possiamo mandare a casa chi ha mal governato questa regione, Bassolino, Iari Ervolino, che veramente hanno sfasciato tutto quanto. Per cui anche oggi partiamo da Fragola per dare un segnale forte, soprattutto rispetto a un territorio, quello dell'area al nord di Napoli, che Bassolino, pensate, che è cittadino di Afragola, ha soltanto devastato. Nulla ha mai fatto per questo territorio se non creare problemi, se non creare disagi ai cittadini. Oggi quindi da Afragola deve partire quella rinascita, e il nostro risultato più grande, o meglio la nostra soddisfazione più grande, sarà proprio quando il 30 marzo noi possiamo dire che proprio Afragola, il PDL, il Popolo delle Libertà, avrà un successo storico, e quindi da Afragola sarà cacciato via dalla regione Campania Bassolino con tutti i suoi adepti, in quanto Caldoro sarà sicuramente eletto presidente della regione Campania. Quindi la sinistra dice no, e il PDL? Il PDL dice sì, sì. È una grande forza, di una grande energia per un governo virtuoso, per un governo che sicuramente soddisferà tutte le esigenze del popolo e dei cittadini campani. Cotanto comune che ha fatto nascere a quello là. Sì, quindi io sono qui in questa campagna elettorale con gioia, perché dobbiamo assolutamente svoltare in modo democratico per votare Stefano Caldoro, perché dopo tanto tempo non se ne può più. È una cosa importante, è importante veramente per la democrazia, ma poi per risolvere i problemi. E il primo problema tra tutti è il problema del lavoro, la disoccupazione femminile e giovanile. Questi sono i due temi centrali. La regione può fare moltissimo e potrà fare molto con Caldoro. Quindi sarà l'impegno di Caldoro? L'impegno di tutti, di Caldoro come presidente e poi del team, della squadra attorno al Caldoro, dell'unità che si deve creare attorno al Caldoro con il PDL. E quindi una cosa sulla coppia Hard? Ah, la coppia Hard, io non vedo l'ora di vederli che se ne vanno tutti e due. Bassolino e la Iervo, questa è una cosa fondamentale, perché vincendo la regione è un viatico per il comune nel 2011. La svolta? La svolta è una svolta che nei fatti, perché oramai il popolo campano ha capito che il disastro che ha creato il centro-sinistra in questa regione è di dimensioni mastodontiche, per cui non c'è, al di là delle percentuali, c'è sicuramente un dato che il campano vuole cambiare, e quindi voterà in massa la PDL. Per la PDL e i partiti che sostengono il candidato presidente Caldoro. Ritengo che questo è un dato che oramai non può cambiare più nessuno, visto anche le percentuali di questi giorni sono stati fatti i sondaggi, c'è un largo margine di vantaggio, un larghissimo margine di vantaggio su De Luca, che il quale De Luca è un candidato che nell'ultimo momento l'hanno alla fine voluto tra mille dissidenze interne allo stesso centro-sinistra, e oggi non riesce ad andare avanti su quello che è un percorso che doveva avere un candidato normale. Sta mettendo i cocci insieme per poter andare avanti, ma non credo che possa reggere ad una coalizione che è piena di uomini che hanno sostenuto Bassolino. Quindi l'impegno e il progetto? Il progetto è quello di innanzitutto moralizzare i due grossi buboni che sono stati la cosa più vergognosa della regione, che è la sanità e l'ambiente, che sono stati veramente una vergogna, e quindi di investire, moralizzare questi due settori per investire in altri settori, per esempio il turismo, per esempio l'artigianato, il piccolo artigianato, che sono settori che poi danno vita all'economia, e quindi creare sviluppo e creare occupazione, cose che in questa regione manca tantissimo. Quindi questo è l'impegno del candidato Nocera. No,
questo è l'impegno della coalizione e insieme a tutti quanti gli altri mi impegno su questi settori. Quindi voglio dire, io rappresento un po', diciamo, nella PDL l'area nord di Napoli, sarò più attento su queste questioni che sono anche, faccio un esempio per tutti, non può un ospedale di Fratta Maggiore soddisfare un'utenza di 400.000 persone che non hanno un pronto soccorso adeguato a quelle che sono le esigenze e non hanno i reparti adeguati per poter, quindi va fatto subito un investimento sulla sanità, ma va fatto su strutture pubbliche che si funzionino e quindi un nuovo ospedale. Quindi l'impegno anche per i giovani? Per i giovani è necessario, è importante, i giovani devono avere le strutture necessarie per poter incominciare anche luoghi di incontro che mancano tanto, i ragazzi, i giovani universitari e quant'altro non hanno questi luoghi di incontro e quindi anche in questo settore c'è stata una carenza di poca socialità. Quindi sarà un governo virtuoso? Certo, sarà un governo virtuoso, è quello che ci proponiamo, perché dopo il lutto che ha creato, il lutto in termini politici che ha creato Bassolino in questa regione, è chiaro che bisogna risorgere, bisogna rialzarsi, andare avanti e quindi un governo che abbia sicuramente le virtù rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle. È una responsabilità enorme, noi ci rendiamo conto, ce ne metteremo tutto per portarla avanti.